Sette denunce nei confronti delle forze dell'ordine. Le hanno presentate altrettanti manifestanti anti-G8 che hanno deposto questa mattina in procura dal PM Pinto. I sette giovani sono arrivati da Roma e Parma e risultano tutti indagati, tranne uno che si è presentato per una denuncia spontanea. Le denunce verso polizia, carabinieri e anche polizia penitenziaria sono tra l'altro per lesioni aggravate, abuso d'ufficio, violenza privata, apologia di fascismo. Tra le dichiarazioni degli anti-G8, quella di Caterina Tocci, romana, fermata il 20 luglio durante una carica mentre stava rientrando allo stadio Carlini, che racconta soprusi subiti alla caserma dei carabinieri di San Giuliano a Genova. Probabilmente ufficiale della penitenziaria mi ha costretto davanti a numerosi arrestati e a altre numerose guardie di vario tipo a prendere una scopa in mano e a scopare dicendo comincia adesso a scopare, tanto questa notte lo sai che non farei altro. Ma tra i manifestanti venuti a denunciare la propria versione dei fatti c'è chi racconta, con tanto di referto medico, di aver subito violenze con il manganello subito dopo l'arresto, chi di aver subito soprusi in fiera nella cittadella delle forze dell'ordine, chi, come Federica Menegondi, essere stata vittima di forti pressioni alla caserma di Bolzaneto. Sotto in strada e mi hanno portato prima in caserma a Bolzaneto, triste caserma di Bolzaneto, dove sono stata tenuta 8 ore in piedi contro il muro e tra le grida degli altri che venivano pestati con una violenza impressionante e tra l'altro minacciata pesantemente con minacce pesantissime a sfondo sessuale nei miei confronti. Nelle denunce, riferimenti anche al medico di Bolzaneto interrogato nei giorni scorsi, che si sarebbe rifiutato di soccorrere alcuni manifestanti feriti. Denunce precise e dettagliate che ora i magistrati stanno vagliando per capire se sopruse e violenze ci siano stati davvero. Intanto è confermata la notizia secondo la quale alcuni carabinieri impegnati negli scontri avessero delle telecamere applicate ai caschi. Tutto sarebbe uscito nel corso di un interrogatorio solo martedì scorso. Viene da chiedersi allora come mai le immagini girate non siano ancora state messe a disposizione della magistratura. In procura si risponde e speriamo che tutto sia legato a motivi tecnici.